il sindaco Sergio Abramo, oggi incontro con le delegazioni dei genitori, delle associazioni dei genitori, cosa vi siete detti qui alla provincia? Vabbè, intanto li devo ringraziare perché è stata una riunione proficua dove loro hanno dimostrato di voler collaborare su questa vicenda del Covid nelle scuole. Credo che abbiano portato avanti degli argomenti molto interessanti che abbiamo discusso e hanno voluto capire com'è l'organizzazione da lunedì nelle scuole. Quindi ho spiegato loro che da lunedì ci saranno queste infermiere che prenderanno in mano la situazione per mantenere il contatto tra i presidi e l'ufficio di prevenzione dell'ASP di Catanzaro. Oltre all'infermiera avrà la possibilità di utilizzare anche i medici dell'USCA, che noi qui a Catanzaro abbiamo due USCA con 8 medici, 4 per la zona sud della città e 4 per il centro nord, quindi qualora dovessero avere dei problemi o comunque individuare che un bambino ha sintomi di Covid possono avvisare i medici di base e i pediatri che attivano immediatamente i medici dell'USCA e soprattutto ci si attiva perché abbiamo dato con l'ASP priorità ai tamponi per le scuole, quindi ci si attiva immediatamente col tampone. Poi avranno a disposizione anche i cosiddetti tamponi veloce queste infermiere e quindi possono in maniera preventiva fare anche dei tamponi veloci. Io ho pregato l'associazione, mi hanno dato grande disponibilità, che questo tipo di organizzazione va monitorata giorno per giorno perché tutto possa funzionare, in previsione che poi aprono anche, di là apriranno anche le scuole superiori. Naturalmente mi sono fatto anche carico di mandare una direttiva a tutti i sindaci, in maniera tale, lo sto facendo tramite lanci, in maniera tale da dare indicazioni ben precise, perché noi sindaci possiamo fare le ordinanze, ma le ordinanze devono essere motivate, perché altrimenti se non vengono motivate, così come è stata la mia ordinanza di due settimane fa, con una richiesta da parte, con una motivazione forte che ci è stata, come dire, che ci è pervenuta dall'ASP, il rischio è che l'ordinanza può essere impugnata quindi nulla, ma c'è anche una responsabilità di tipo penale perché deve essere motivata con dati tecnici l'ordinanza per poter chiudere le scuole. Quindi un sindaco non è che può fare quello che vuole solo perché può firmare un'ordinanza, ci sono delle responsabilità perché è un servizio pubblico e se c'è un'interdizione di servizio pubblico senza le motivazioni tecniche, e le motivazioni tecniche può dare solo l'ASP, si rischia di essere un'ordinanza nulla.